Tra scorregge e battute dissacranti, South Park si avvicina ai suoi 30 anni di storia. La serie televisiva creata da Matt Stone e Trey Parker ha infatti visto l'uscita del suo episodio pilota nel lontano 1997, con un'avventura che vedeva Kyle, Cartman, Stan e Kenny alle prese niente po' di meno che con degli alieni. E da allora la fortuna del cartone americano è stata travolgente, tanto che ormai è giunto alla 26esima stagione. Con i videogiochi però le cose sono andate diversamente e solo 10 anni fa Obsidian è riuscita finalmente a trovare la formula vincente con South Park, il bastone della verità. Ma non vogliamo anticiparvi troppo il contenuto di questo video, quindi mettetevi comodi. Sta per cominciare la nostra top 10 dei migliori giochi di South Park usciti fino ad oggi. Seguiteci! Con oltre 120 livelli ed enigmi anche piuttosto impegnativi, L'Ape Maya e i suoi amici è un gioco per Game Boy Color piuttosto mediocre. Permetteva però di controllare tre insetti con abilità diverse e aveva anche una colonna sonora tutto sommato orecchiabile. Certo, all'epoca sulla console Nintendo c'erano platformer migliori e... Come dite? Cosa c'entra un gioco sull'Ape Maya con South Park? Beh, c'entra e come. Beh sì, perché il titolo sviluppato da Crowfish Interactive è stato a tutti gli effetti il primo gioco di South Park mai pubblicato, anche se con un altro nome. Il gioco era infatti completo al 100% e pronto ad arrivare nei negozi, ma pochi giorni prima del controllo qualità di Nintendo, Parker e Stone ebbero un'illuminazione. Il Game Boy Color è una console pensata soprattutto per i bambini, si dissero, e un gioco basato su una serie animata per adulti potrebbe quindi non essere troppo adatto a un sistema di questo tipo. Ed è proprio per questo che South Park per Game Boy non venne mai pubblicato, anche se i due creatori decisero comunque di tenere delle copie del prototipo per commemorare il primissimo gioco completato basato sulla loro serie. Acclaim invece decise di non buttare il lavoro svolto e così il publisher ci tirò fuori ben altri due giochi su licenza, il già citato Maya the Bee and Her Friends in Europa e The New Adventures of Mary Kate and Ashley negli Stati Uniti. Nel codice del primo, tra l'altro, rimasero alcuni asset originali di South Park e se siete quindi curiosi di vedere com'era la versione cancellata, trovate molti filmati online di una ROM completa recuperata nel 2018. Comunque, in parallelo al gioco per Game Boy, Acclaim aveva in cantiere anche un tie-in per Nintendo 64, PlayStation e PC, intitolato semplicemente South Park. Sviluppato da Iguana Entertainment e pubblicato nel 1998, era uno sparatutto in prima persona in cui si controllavano Cartman, Kyle, Stan o Kenny. E lo scopo era salvare la città sconfiggendo i tacchini e gli altri mutanti che una meteora aveva trasformato passando vicino la Terra. La trama era giustamente ridicola, ma il gioco era di una bruttezza disarmante, monotono e ripetitivo sia nel gameplay, sia nel comparto tecnico, sia nei dialoghi. Inoltre le musiche e gli effetti sonori facevano anche venire il mal di testa. E c'erano accordi per farne addirittura un seguito, ma per fortuna i creatori ebbero pietà per la serie e rinunciarono. Purtroppo però nemmeno lo spin-off pubblicato nel 1999 al posto di South Park 2 fu particolarmente riuscito. South Park Chef's Love Shack era infatti una pessima compilation di minigiochi sviluppata dallo studio Austin di Acclaim per PlayStation, PC, Nintendo 64 e Sega Dreamcast. Un gioco dove in singolo non si poteva perdere e dove la struttura era folle quasi quanto le avventure dei bambini protagonisti della serie. E pensandoci, forse questa era una feature apprezzabile del resto. Comunque, in Chef's Love Shack si doveva rispondere a dei quiz imbarazzanti e ogni 3 domande si arrivava a un minigioco di natura arcade in cui fare cose come intercettare le scatolette di fagioli nei panni di un Cartman meno agile del solito. Insomma, una ciofeca sotto tutti i punti di vista. Sempre nel 1999, Tantalus Interactive provò a sfruttare la serie per creare un clone di Super Mario Kart e Crash Team Racing. Il risultato ottenuto con South Park Rally per PlayStation, Nintendo 64 e Dreamcast fu però desolante. Il sistema di controllo del gioco era infatti scomodo e lento, i power-up erano poco ispirati, le piste erano banali e piene di bug. Non proprio la descrizione di un racing game ben fatto, insomma, e nemmeno se si parla di un gioco per bambini. E l'esperimento fu talmente pessimo che il successivo tie-in arrivò ben 10 anni dopo. Ma non vi preoccupate, ne parleremo più avanti. Eh sì, perché prima facciamo un salto in avanti fino al 2017, anno dell'uscita di South Park Phone Destroyer, un free-to-play per iOS pieno zeppo di microtransazioni pubblicato da Ubisoft insieme al decisamente più riuscito South Park Scontri Diretti. Non un grande successo, certo, ma almeno questo mediocre clone di Crash Royale aveva il merito di riuscire a giocare sul fanservice e di mantenere un po' della comicità della serie animata.
Ecco, dicevamo poco fa che dopo South Park Rally non ci furono giochi sulla serie per ben 10 anni. E fu Microsoft a ottenere nel 2009 i diritti sulla serie, ma stavolta Stone e Parker acconsentirono solo a patto di essere coinvolti direttamente nella lavorazione. E così South Park Let's Go Tower Defense Play venne sviluppato per la piattaforma digitale Xbox Live Arcade da ben 3 compagnie contemporaneamente, Double Six, Microsoft e South Park Digital Studios. E anche così però non arrivò un risultato esaltante, ma tutto sommato nemmeno terribile. Come suggerisce il nome, infatti, la casa di Redmond pubblicò uno strategico in tempo reale appartenente al sottogenere dei Tower Defense in cui bisognava sconfiggere orde di avversari collocando delle apposite torri sul loro percorso. E tra i punti di forza del titolo ricordiamo l'uso di dialoghi doppiati dalle voci originali, una modalità co-op divertente e la presenza di Butters come personaggio giocabile. Non un capolavoro, ma nemmeno una ciofeca. Così possiamo riassumere il giudizio su South Park The Norman's Revenge, titolo che riesce comunque a piazzarsi appena giù dal podio. E lo evidenziamo giusto per non farvi dimenticare la qualità media dei tie-in della serie. Questo platform, sviluppato nel 2012 da Other Ocean Interactive per Xbox 360, aveva un semplice problema. Le piattaforme non sono il giusto genere per South Park, specie se le abbini a un level design mediocre. Per il resto diciamo che non era malaccio, visto che la trama era stata scritta da Stone e Parker, mentre la grafica ricordava proprio da vicino una puntata della serie TV. Ok, ora noi lo sappiamo che al terzo posto vi aspettereste quantomeno un titolo completo, ma purtroppo il materiale per questa top 10 scarseggia e quindi vi beccate questo. South Park Pinball. Che sì, è un DLC per i primi 2 Pinball FX, ma è un DLC davvero ben fatto. Zen Studios è infatti riuscita a creare un paio di tavoli davvero ben realizzati, il primo con tutti i personaggi dello show e una valanga di easter egg, e il secondo con un ironico e originale omaggio al nostro amato Butters Scotch. Bene, siamo arrivati finalmente in cima a questa top, con le prime 2 posizioni in vero un po' scontate. Al secondo posto troviamo infatti il secondo RPG targato Ubisoft, ovvero South Park Scontri Diretti. Qui Ubisoft San Francisco amplia lo scenario esplorabile dal giocatore, mantiene i riferimenti mirati alla serie e una storia divertente, ma in generale perde un po' di freschezza e ritmo rispetto al predecessore. Ed è stato anche l'ultimo tie-in in ordine di tempo, visto che è uscito nel 2017 su PC, PS4, Xbox One e un anno dopo anche su Nintendo Switch. Predecessore che ovviamente risponde al nome del vertice della classifica, ovvero quel South Park il bastone della verità sviluppato da Obsidian e pubblicato nel 2014 su PC, PS3 e Xbox 360. La software house, ora di proprietà di Microsoft, aveva infatti trovato la formula vincente, sfruttando il genere dei giochi di ruolo per mescolare in modo fantasioso e creativo varie soluzioni di gameplay abbinate poi a una sceneggiatura dinamica e ricca di dialoghi. Il risultato fu quindi un tie-in quasi perfetto e degno di stare nell'Olimpo di questa categoria di titoli guidata dalla serie Batman Arkham di Rocksteady. Tra l'altro è curioso che il miglior gioco ispirato dalla serie abbia avuto anche una genesi esageratamente travagliata. Inizialmente infatti doveva essere pubblicato da THQ, ma poi il publisher è fallito e dopo una lunga vicenda giudiziaria fu solo grazie all'intervento di Ubisoft se Obsidian è riuscita a terminare i lavori, a ben 5 anni di distanza dal primo contatto tra Parker, Stone e il team di sviluppo. E per ironia della sorte, ora che THQ Nordic ha preso il posto della defunta compagnia che doveva pubblicare il bastone della verità, c'è anche un nuovo titolo della serie in arrivo. Si tratta di South Park Snow Day, un gioco d'azione realizzato dai South Park Digital Studios che dovrebbe riprendere alcune caratteristiche dei predecessori e declinarle in un gioco da affrontare da soli o in cooperativa. La sua uscita, tra l'altro, è in programma su Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox Series X e S tra pochi giorni, ovvero il 26 marzo 2024, e speriamo che riesca quantomeno a occupare un posto nel podio, nonostante il suo prezzo budget di soli 30 euro. Bene, siamo arrivati al termine della nostra top 10. Nel frattempo però voi fateci sapere qual è il vostro gioco preferito dedicato a South Park e non dimenticate di lasciare anche un bel mi piace e di... Oh mio Dio, hanno ucciso Kenny! Non ri-